Come già detto, studieremo ora un secondo gruppo di tre sedicesimi, poi ce ne sarà un terzo e un quarto, nello stesso modo in cui abbiamo studiato il primo. Quindi, prima suonerai le varie diteggiature possibili, con gli arti superiori, gli arti inferiori, le alternerai fra loro e proverai poi ad inserire questa nuova figura in un ritmo di batteria. Successivamente, i confronti tra il gruppo di colpi imparato e le altre figure musicali che già conosci. Successivamente, l'inserimento nei lanci, negli accompagnamenti ed infine le letture. Buon lavoro!
Naturalmente l'esercizio E è identico all'esercizio D. L'ho inserito soltanto per ricordarti che noi batteristi in particolare possiamo scrivere uno stesso risultato sonoro in modi diversi. Non sottovalutare l'effetto sonoro che possono dare questi gruppi di tre colpi come abbellimenti in 32esimi. Vediamo.